Che tristezza! Cosa c'è, Masha? Perché sei triste? Esatto! Questo è il periodo più bello dell'anno! Dovresti essere felice! Sì, dovrei! Ma il Natale si avvicina e della neve non c'è traccia! Beh, non si sa mai! Mancano ancora alcuni giorni! Lo spero tanto! Forza, bambine! Che ne dite di andare a comprare un bell'albero di Natale? Sì! Questo è proprio carino! Che ne dite di questo? È altissimo! Sì, veramente tutti belli! E a te, Masha, qual è che piace di più? Masha? Masha! Ehi, che cos'ha tua sorella? È triste perché non ha ancora nevicato! È sempre bello decorare l'albero! Dai, papà, accendiamo le luci! Ok, lo faccio subito! 1, 2, 3... Wow! Masha, non dirmi che sei ancora alla finestra. Già. Beh, non è detto che ogni Natale debba nevicare. Ma senza la neve che Natale è? Beh, in molte parti del mondo non nevica. Anzi, c'è caldo, come d'estate. Beh, a me non piace. La neve rende tutto più magico. Beh, allora, avete scritto la letterina a Babbo Natale? Certo! Non vedo l'ora di ricevere i miei giochi! Un po' di shopping natalizio ci voleva. Già, ma dov'è Alexander? La mamma gli ha fatto da babysitter. Dai, Masha, andiamo a vedere i giocattoli! Ok. Oh, 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 oh! Venite, bambini, venite! Mamma, puoi aspettarmi qui? Devo fare una cosa. Wow, che bravi, avete mangiato tutto. Avanti, Masha, su con il morale. Non ti preoccupare, Masha. Si risolverà tutto. Ma che dici, Anna? Beh, oggi al centro commerciale sono andata a chiedere a Babbo Natale di cambiare la mia letterina e gli ho chiesto di farci passare un Natale con la neve. Grazie, Anna! Sono tornato! Chi vuole una scatola di biscotti? Wow, Adam, come mai hai tutti quei biscotti? Beh, è stato il mio capo. Ha regalato ad ogni dipendente una scatola di biscotti. Ha detto che dentro potrebbe esserci un biglietto vincente per una vacanza ad Aspen. Caspita, sono proprio curiosa. Dai, posso aprirla? Certo, eccoli qui. Che buoni! Allora, vediamo un po'. Ah, abbiamo vinto! Cosa? Ne sei sicura? Sì, tesoro, guarda qui! Anna, hai visto? Babbo Natale ti ha ascoltato. Ma non sta nevicando! No, qui no, ma ad Aspen sì. Anna non ha specificato. Ha solo chiesto di passare il Natale con la neve. E così faremo. Domani partiamo tutti per Aspen. E vai! Grazie, sorellina, grazie! No, oh, non vedo l'ora di partire! Aspen, aspettami! I doni del Natale. Dai, mamma, muoviti! Obbediremo allo spettacolo dello schiaccianoci! Sì, sì, ok, arrivo. Mi ero dimenticata le chiavi. Forza, voi due, salite in auto. Ok. Oh, salve signora Katia, come va? Come state voi le bambine? Oh, salve signor Gray, stiamo andando a guardare lo spettacolo dello schiaccianoci. Oh, bello, anch'io ci andavo tempo fa. Oh no, la mia spesa. Oh, aspetti. Anna, Masha, andiamo a dargli una mano a raccogliere la spesa. Ma così perderemo tempo! Masha, è Natale! Dobbiamo essere tutti più buoni! Ok, ok! Forza, bambine, raccogliete! Ecco a lei! Oh, grazie di cuore, gentilissima! Ciao, ciao e buon Natale! Bene, io direi di partire! Oh no, ma dove sono? Dove sono? Ehi, Francine, tutto bene?
Ciao Katia, non proprio. Ho dimenticato le chiavi del negozio a casa. Il prossimo autobus è fra mezz'ora. Arriverò sicuramente in ritardo al lavoro, proprio oggi che è la vigilia di Natale, il giorno con maggior affluenza. Il mio capo mi licenzierà. Non ci pensare neanche. Secondo me non ce la faremo mai ad arrivare in tempo. Già. Ciao, grazie di cuore, buon Natale! Figurati, buon Natale! Mamma, dai, andiamo! Ok, ok, forza, tutti in auto. Salve signora Katia, buon Natale! Salve signora Penny, tutto pronto per la cena di questa sera? Oh, sono appena stata al supermercato. Ho un sacco di cose da cucinare. Lasagne al forno, arrosto, dolci. Oh mamma, adesso che ci penso, mi sono dimenticata le patate. Oh, dovrò tornare al supermercato. Cosa? Con questo tempaccio? No, no, non se ne parla. Andiamo noi. Oh no! Addio spettacolo. Grazie mille, buon Natale, buon Natale! Si figuri, arrivederci, buon Natale! Ora per favore andiamo al teatro! Eccoci arrivate! Ecco, lo sapevo, è già iniziato! Ah, oh, quante storie, è appena iniziato! Forza, muoviamoci! Allora, vi è piaciuto lo spettacolo dello schiaccianoci? Sì, anche se siamo arrivate a spettacolo già iniziato. La mamma si è fermata ad aiutare un sacco di persone e così abbiamo perso tempo. Ehi! Che succede? Non vedo più nulla! Ok, vado subito a prendere una pila e controllo. Ehi, ho una brutta notizia da darvi. Abbiamo avuto un cortocircuito e ora siamo senza elettricità e riscaldamento. Oh no! Adam, che facciamo? Qui fra poco si gelerà senza riscaldamento. Oltretutto mia sorella è andata in vacanza con mia mamma e Dasha e io non ho le chiavi di scorta. Non possiamo neanche andare a casa loro. Già, e purtroppo ho già chiamato alcuni elettricisti, ma alla vigilia di Natale non c'è nessuno. Sentite, vado a prenotare un ristorante e un bed and breakfast. Sì, mi scuso di questo poco preavviso, ma è successo questo imprevisto. Grazie, arrivederci. Ehi Adam, tutto bene? Salve signor Gray, non molto. A casa nostra c'è stato un cortocircuito e ora siamo senza elettricità e riscaldamento. Oh santo cielo, io ho un appartamentino nella via qui vicino. C'è riscaldamento e una bella stufa. Andrete lì questa sera. Cosa? Dici sul serio? Certamente, e poi devo sdebitarmi dalla gentilezza che mi hanno mostrato oggi tua moglie e le tue figlie. Oh, grazie mille. Ehi, buon Natale. Buon Natale a te. Ehi, hai sentito cosa è successo a Katia e Adam? No, dimmi pure. A casa loro c'è stato un cortocircuito e ora sono senza riscaldamento ed elettricità. Io gli ho offerto il mio secondo appartamento, che è nella via qui vicino. Oh, mamma mia. Anch'io vorrei fare qualcosa per loro. Katia è sempre così gentile con me. Ah, scusate, stavo passando di qui e ho sentito il vostro discorso. Oh, poverini. Ah, voglio partecipare anch'io. Katia oggi mi ha evitato un bel guaio sul lavoro. Ah, meno male che il signor Gray aveva questo piccolo appartamento. Sì, è stato molto gentile a prestarcelo. Mi ha detto che doveva sdebitarsi con voi per averlo aiutato con la spesa. Caspita! Bene, ora io direi di andare a mangiare. Ah, a proposito, ho provato a chiamare i ristoranti, ma sono tutti pieni, sai, la vigilia di Natale. Vorrà dire che andremo in un fast food. Che tristezza! Un hamburger come cena di una vigilia. E chi sarà mai? Non lo so, andiamo a vedere. Sì? Salve, ho saputo dal signor Gray della vostra disavventura. Mi ha detto che eravate qui. Salve signora. Ciao Katia. Beh, ecco, dal momento che cucino sempre per un reggimento, ho pensato di portare un po' di cose anche a voi. Così mi sdebiterò del favore che mi avete fatto oggi. Oh, grazie di cuore. Caspita, guardate qui quanta roba ci ha portato. C'è anche la torta. Direi che ora è tutto perfetto. Che ne dice Alexander?
manca solo una cosa, l'albero di Natale. Già. Già, quello renderebbe l'atmosfera molto più magica. Ma, bambine, dobbiamo accontentarci. Ancora? Vado io. Ciao, Adam. Ciao. Il signor Gray mi ha detto che eravate qui. E così ho pensato di portare qualcosina per ripagare il favore che mi ha fatto oggi Katia. Ecco qui, un bell'albero di Natale direttamente dal mio negozio di articoli natalizi. Evviva! Con tanti auguri di buon Natale. Wow, ora è tutto perfetto. Ehi bimbe, che ne dite di venire a mangiare? Esatto, si raffredderà tutto. Il bene che abbiamo fatto ci è tornato indietro. Già. Chissà se Babbo Natale ci porterà i regali, anche se vedrà la nostra casa vuota. Anna, corri, corri! Che c'è? Ho, 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 ho! Buon Natale, Anna e Masha! Ho, 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 ho! Wow! Il vero spirito del Natale. Ehi Anna, sei pronta per andare a comprare i biglietti di Natale? Io ho già preparato i soldini. Certo Masha, prendo anch'io i miei soldi e arrivo. Eccoci mamma. Bene bambine, siete pronte a partire e andare al villaggio di Babbo Natale? Sì! Molto bene, forza, partiamo! Wow! Hai visto Alexander quanto è bello? Luci, luci! Forza Alexander, andiamo! Ci sono tante cose da visitare! Ehi Anna, guarda! Sono sicura che qui troveremo dei biglietti di auguri bellissimi! Già! Masha, Anna, fermiamoci dopo a scegliere i vostri bigliettini di Natale. Viene buio molto presto e vorrei approfittare delle ore di luce per mostrare il villaggio ad Alexander. Ok. Guardate, la casa di Babbo Natale. Entriamo. Sì. Ehi, qui c'è un finto Babbo Natale che fa colazione. Forza, chi vuole visitare la casetta di marzapane e farsi una bella foto? Dai Masha, andiamo. Molto bene. Forza, chi è che vuole entrare nella casetta di marzapane? Che freddo. Ehi, ma non hai freddo vestita così? Beh sì, in effetti. Che questo è il costume da elfo ufficiale, non posso cambiarlo. Oh, poverina. Aspetta. Che stai facendo, Anna? Mamma, possiamo andare al chiosco della cioccolata? Ok. Ecco, questa è per te. Grazie, ma questa è una cioccolata calda. Sì, te l'ho comprata con i miei soldini. È un regalo per te, così ti riscalderai. Grazie mille, sei molto gentile. Ci voleva proprio. Anna, hai sprecato i tuoi soldi. Non li ho sprecati, li ho spesi per una cosa che volevo fare. Oh mammina, guarda! Quel libricino di Natale è proprio carino! Sì, lo so tesoro, ma lo sai che quest'anno non possiamo permetterci regali. Oh, poverina! Ehi, posso darti io i soldi per comperarlo? Cosa? Ho un po' di risparmi da parte. Bambina, sei molto gentile, ma non possiamo accettare soldi. Ok, allora entro in negozio, lo compro e poi te lo regalo. Ma... Grazie, grazie mille! Ehi, Masha, ora anche tu hai finito i tuoi soldi. Sì, anch'io li ho spesi in quello che volevo fare. Bambine, oggi sono veramente orgogliosa di voi. Sì, ma ora non abbiamo più i soldi per i biglietti d'auguri. Forza, la nonna ci aspetta a casa sua. Ci avrà sicuramente preparato una bella cioccolata calda con i marshmallow. Sì!
Addio biglietti. Addio. E così abbiamo speso i nostri soldi. Oh, sono molto orgogliosa di voi. Sì, sono state bravissime. Hanno pensato agli altri prima di loro stesse. Questo è il vero spirito del Natale. Sì, ma ora siamo senza biglietti. Ah, io non credo proprio. Ma che dici, nonna? Forza, sedetevi in salotto. I bigliettini di auguri possiamo fabbricarceli da noi. Basta un po' di cartoncino, materiale da riciclo e tanta fantasia. Ecco, qui avete un po' di cartoncini colorati. Ora vi porto anche un po' di bottoni e nastri colorati. Guardate su questa rivista che ho comprato. Quante idee ci sono per dei bigliettini molto semplici. E saranno anche più apprezzati di quelli acquistati, perché sono unici e originali. Wow! Forza Anna, diamoci da fare! E anche voi a casa, mettetevi al lavoro! Buon Natale! The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. With everyone's around to share this holiday.